Mamma, sì, guarda, sono quasi arrivato, 2 secondi ci sono. E sì, domani ti accompagno, io tanto non c'è niente da fare, ok? Vai, ora arrivo, un bacio, ciao ciao. Ok. Cos'è? Una lettera? Egregio signor Longo Tommaso, la preghiamo di recarsi al castello di Canterville. La stiamo aspettando, non lo deve sapere nessuno. Targato S. Ok, mi sa che domani ho trovato qualcosa da fare. La voglia di mettermi a studiare adesso non è proprio in questa pergamena antica. Egregio signor Leonardo, la preghiamo di recarsi al castello di Canterville. La stiamo aspettando. PS, non lo dica a nessuno. Firmato S. Chi è che mi manda questa lettera? Io quindi devo andare dentro al castello di Canterville? Quindi dovrò portarmi uno zaino con qualcosa? Il pigiama? Lo spazzolino? Sì, devo preparare. Speriamo non sia una truffa o uno scherzo. Se mi hanno chiesto di andare lì, dovrò fare sicuramente qualcosa. La preghiamo di recarsi al castello di Canterville. Questa la devo portare con me. Devo scoprire anche chi è S. Castello di Canterville dovrebbe essere questo. Mi sa che sono arrivato, il castello di Canterville. Ok. Saliamo. Perché sento la voce di qualcuno? Che fai qua? Tu che ci fai qua? Io camminavo e ho Cos'hai in mano? trovato niente che ti riguardi. Neanch'io. Che strana coincidenza. Molto strana, ma te sei in vacanza qui a questo castello? Sì. Ah, sì? Sì. Bene, Sì. ok. Stavo passeggiando, no, da casa mia. Ah, certo, da casa tua, qua, ok. Un po' lontano, no? Comunque io devo entrare, quindi ciao, No, anch'io devo entrare. scusami. Non guardare. Non lo so, io non so come si entra e che facciamo? Io non ho toccato niente. Neanch'io. Oh cavolo, mamma. Io devo fare una cosa di là, quindi. Io devo andare a trovare una persona da quella parte. Esatto. Ciao. A dopo. La stiamo aspettando, ma chi? Non deve sapere nessuno. Chi è che ci sta aspettando? Wow. È una chiesa! No, è bellissima! Questi dipinti! Permesso? Meraviglioso! Non c'è nessuno? Nessuno? Dentro un castello c'è addirittura una piscina che è grandissima.
è un po' sporca, però va bene. Ok, va bene, torniamo. Stiamo cercando qualcosa, quindi entriamo dentro il castello. Ma la porta è aperta, posso entrare? Permesso. Wow! E questa sarebbe la biblioteca. C'è qualcuno? Oh, ok. Wow, ma è grandissimo. Wow, veramente fa. Chi è che può permettersi un castello così bello? No, ma quanto è bello questo! È enorme. E dietro questa porta cosa c'è? Vediamo. Oh. Eccolo, sì. Wow, è incredibile questo posto, davvero. È splendido. Senti, credo che, vabbè, a te lo possa dire in teoria. Cosa? Mi è arrivata una lettera. Anche a me. Eccola. Mi diceva di venire qua. E che era segreto? Sì. Firmata? S. Anch'io. È la stessa persona. Ok, e comunque dato che non dovrebbe saperlo nessuno, restiamo divisi, ok? Sì, sì. Facciamo le nostre indagini, ma... Silenzio. Ciao. Non so però cosa dobbiamo cercare, non so dove andare, non so neanche se c'è qualcuno qua dentro, penso di no. Andiamo a cercare... Qualcuno? Ok, va bene, io vado di qua. Io di qua. Sembrato di sentire qualcosa, ma va bene. Una biblioteca. Sono nel mio mondo. Quanti libri, quanta cultura, chissà che segreti ci sono qua dentro. Quello è un telescopio. È grandissimo, soprattutto sarà vecchissimo. Ah, giusto. La finestra. Esci subito dal mio castello. Cosa? Ma sarà Leonardo, sì, perché lui era qua dentro, vuole farmi lo scherzo, adesso vuole fare il simpatico. Non mi inganni, Leonardo, non mi inganni. Sicuramente si è nascosto da qualche parte qua dentro, ma... Ok. Ci sono tantissime altre stanze da scoprire. Wow, e questa è la sala da pranzo? No. Stupenda, però voglio proprio visitarlo. Per bene questo castello, andare a scoprire nuove stanze. Credo che andrò di qua. C'è nessuno? Wow! Ma c'è un camino acceso? Wow, è enorme. Ma aspetta, se il camino è acceso e c'è anche un albero di Natale. Ok, credo che qui ci vive qualcuno, per forza. Wow, e quel balcone lassù? Meraviglioso. Tommaso? Sei tu? E queste? Sono impronte! E portano di qua! Chi è stato a farle? Tommaso, sei tu, vero? Ora se lo prendo, gliene dico quattro. Il giro turistico è finito, però adesso mi fa freddo, quindi... Avevo lasciato la roba qua! Leonardo! Io so che sei stato te. Dove me l'hai nascosta? Leonardo? Quello è il mio giubbotto.
E la mia borsina dov'è? No, vabbè. È quello che penso è... Ma ciao! Ehi! No! Ma sei... Oh, cavolo! Oh, ok, scherzo. Lì c'è lo zaino di Leonardo. Ci scommetto che mi ha nascosto la roba. Io lo sapevo, è colpa sua. Basta. Tommaso, dove sei? So che sei stato te a sporcare tutto per terra e a far finta che sia qualcuno. Oh, di qua. Ehi! Sai che sono proprio stanco di vagare inutilmente in questo castello? Mi dispiacerà un pisolino proprio su questo bel divano comodo. Io ne ho abbastanza di questi scherzi di Tommaso. Tommaso! La smetti di farmi gli scherzi? Sì, smettila, guarda che hai combinato! Non sono stato io! Ah, io nemmeno, se di quello stai parlando. Guarda, la mia roba era dentro il tuo zaino. Io non c'entro niente, non lo so, non so nemmeno dove era il mio zaino. E questa, come la spieghi, la panna in faccia? Non ho fatto niente io. Ah no, e non eri te che mi facevi il solletico allora? No. Non ho messo la roba, no. Vuol dire che è infestato? Dici che c'è veramente qualcuno qui dentro? Un fantasma? Non è possibile. No. In teoria. Io non Cos'è? Lo sto muovendo io. La smetti? Dai. Guardami, non sto facendo niente. Oh, c'è un fantasma dentro il castello. Fantasma! No, di là. No. Okay. Ma dov'è? Mi sono pulito la faccia. C'è un fantasma cinese. Ma scappiamo allora, scappiamo. Ma... Dobbiamo scoprire qualcosa. E come facciamo? C'è la biblioteca, magari ci sarà qualcosa, ci saranno libri su questa cosa, no? Io vado in biblioteca. No, io vado in piscina invece, vado a ispezionarla. Sì. Penso che andrò lì. Hai paura? Sì. Mentre lui va in biblioteca a cercare informazioni sul fantasma di Canterville, il castello di qui e di là, io me ne starò rilassato qua in piscina, anche se l'acqua non è molto pulita, però... E questo? Ah, che cos'è? Ci saranno 3.000 libri, come faccio io? Canterville. Niente, ma sarà... Questo non c'era. Canterly Chase. Castello Canterville. È questo. Sembra una collana con un medaglione. Ok, vediamo un po'. Ci sono due foto. Lei chi è? Sembra una signora. E lui? Ah, forse suo marito. Leo! Guarda cosa ho trovato! Cos'è? Era qui, sotto la piscina. Un medaglione con la foto di queste due persone. È lui. C'è lui e lei. È lui. Sono. Li conosci? Sì. Questo libro dice tutto. Sir Simon era il proprietario del castello. Simon? È da... Ma è la stessa persona. Lettera S. Ce l'ha inviata lui. Sir Simon è bloccato nel castello per una profezia.
E quale sarà questa profezia del fantasma di Hunterville? E soprattutto, alla moglie, cos'è successo? Dov'è adesso? E chi sarà la prossima famiglia ad entrare nel castello? Aspetta, io so che il 18 gennaio esce al cinema il film sul fantasma di Hunterville. Magari se andiamo a vederlo troviamo le risposte a tutte queste domande. Bisogna andare a vederlo. Assolutamente sì. Mi raccomando, il 18 gennaio dovete andare al cinema a vedere il fantasma di Canterville se volete trovare le risposte a tutte queste domande. Noi corriamo adesso. Noi ci saremo assolutamente adesso. Infatti ci vediamo al cinema, ok? Serve il giubbotto però. Eccoli laggiù. Trovati. È sempre lui, sì. È il fantasma. Oh, forza. Divertente, Sir Simon, grazie. Proprio un gran burlone. Grazie mille. Forza. Oh. Ci vediamo il 18 gennaio. Al cinema.